Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Torneo galattico. Seconda edizione. In one. Bastardi. Galattico. Warese Fest. Seconda edizione. In one. Bastardi. Warese Fest. Seconda edizione. Ciao a tutti, sono Mattia dei Bastardi Senza Gloria. Benvenuti al Warese Fest, edizione di ottobre. Molto contento di avere qui partecipanti di vari club del Nord Italia. Grazie per essere venuti. Quanto oggi io giocherò gli Iron Jaws e niente, spero ci si diverta tutti insieme e buon torneo a tutti. Ciao a tutti, sono Spino da Bologna e io giocherò ai Moonclan, Forza Destruction. Ciao, sono Bebe, faccio parte dei Baos di Varese, quindi gioco in casa, è il mio primo torneo, sono un vecchissimo giocatore del fantasy convertito ad Aos, gioco un vecchio esercito di Dark Elves convertito quindi in Order. Sono Andrea, vengo da Bologna e oggi gioco Khorn. Buona fortuna a tutti. Sono Peter, gioco Legions of Nagash e Nagash is one, all is Nagash. Ciao, io sono Stefano, gioco Khorn, sono del gruppo di Bastardi Senza Gloria. Il primo Warese Fest che faccio, nonostante sia il secondo, perché purtroppo non ho potuto partecipare all'altro. Vediamo alla fine della serata, della giornata, come andrà. Ciao a tutti, sono Doc Nico della Guida Galattica per Modellisti, vengo dalla Francia Settentrionale e oggi gioco un nuovo esercito, gli Stormcast Eternal degli Astral Templars. È la seconda edizione del Warese Fest, spero che sia ancora più bella della prima, perché la prima già è stata fantastica. Buona giornata a tutti. Ciao, Ambrogio, gioco Sylvaneth e da Milano e apprezzo molto l'evento perché è tutto dipinto, non se ne trovano in giro. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Epis, vengo da Monza, oggi porto Sylvaneth, gioco una lista molto magica e mi concentro più che altro su riempire i boschi del campo. Ciao a tutti, sono Luca Onorati, vengo da Treviglio, in provincia di Bergamo, gioco Khorn Bloodbound e volevo augurare a tutti i partecipanti di questo torneo una bella giornata e che vinca il migliore. Ciao a tutti, mi chiamo Steven, vengo da Peschiera del Garda, gioco Non Morti, per la precisione la Grand Host of Nagash e spero di fare una bella giornata oggi e in bocca al lupo a tutti i ragazzi, grazie. Ciao, mi chiamo Manuel, sono di Milano, io gioco in Argol, con Argol la lista con la Black Cyst che dà renda a tutti i putridi, in bocca al lupo a tutti. Sono Alessandro Naldi, vengo da Milano e gioco Legion of Blood. Io sono Tommy, Bastardi, fuoco e ghiaccio. Salve a tutti, sono Paisiello dalla Francia Meridionale e quest'oggi al Warese Fest, seconda edizione, porto una Storm Host di Stormcast Eternals che spero si farà valere sul campo di battaglia. Come al solito l'ambiente è bellissimo, spero avversari simpaticissimi, bellissime armate che ho già visto sul campo e niente, in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo qui al Warese Fest, come promesso, seconda edizione, e stiamo facendo cose bellissime. Vi ricordo che è uno dei pochi tornei attualmente in Italia dove ci sono tavoli totalmente dipinti, ma soprattutto miniature totalmente dipinte. Quindi non si gioca se la miniatura non è completamente dipinta. Abbiamo i nostri eroi del giorno, come vedete sono impegnatissimi in questo momento a far rollare i dadi, stanno facendo cose veramente geniali, c'è gente che ha già finito, vedete questo tavolo ad esempio, è morto tutto, infatti è rimasto solo Nagash in mezzo a questo specie di cimitero, infatti sono stati i primi a terminare la partita, deve essere stato uno scontro molto tosto. Siamo al Team One di Varese, quindi potete anche venire a trovarlo se vi piace, anzi magari poi vi facciamo pure vedere il negozio di sopra, questa è la parte di sotto, quella deputata ovviamente ai nostri giochi, ok? Qui vedete che cose molto interessanti, abbiamo dei Nurgliti, dei discepoli di Nono Nargol che si stanno affrontando invece in questo momento con delle recchie a punta degli Elfi Oscuri. Partita molto interessante, su un tavolo molto bello e anche qui mazzate da orbi, tra l'altro schemi di colore per quanto riguarda Nargol abbastanza desueti, se così possiamo dire. Qui invece abbiamo sempre recchie a punta, però alti elfi in questo caso, contro Khorn demoniaci. Tanto alleanza anche con Stormcast, vediamo.
qui adesso c'è un tiro di dado in corso, in diretta, e vediamo un sacco di uno, quindi non è una cosa bella, ci allontaniamo. Troppi uno, andiamo via. I troppi uno che rotolano, ok. Qui vediamo personaggi noti e meno noti, abbiamo un paesiello che sta tirando dadi in giro per il negozio, poi gli chiederemo magari come sta andando, adesso li lasciamo bello, uè uè, bello concentrato. Qui abbiamo il tavolo ignoranza, signori, è un tavolo molto ignorante. Abbiamo orchi e goblin contro orchi e goblin, praticamente. Carica, sta arrivando, misurazione, contro gli squig. E mo saranno ammazzate anche qui. Che belli gli alberelli, tra l'altro, faccio notare oltre tutto il tavolo, come al solito quegli scenici belli si sprecano. Qui abbiamo un nostro paesiello che sta... Come sta andando, Ale? Stiamo difendendo. Dovresti attaccare, non difendere. Si stanno smontando pezzo pezzo. Bene, buon Ale sta giocando praticamente con gli Stormcast che avete sul tavolo. Ok, contro ovviamente le verdure invece, in questo caso, stirperbore, eccetera. Qui abbiamo un personaggio conosciuto che scappa del Warpson. Ok, con magliettina Warp ti abbiamo visto. Come sta andando? Tu sei uno dei primi che ha finito la partita. Com'è andata? Ce la racconti un attimo? Wipe out per chi? Per me, per la corte di Neferata. Hai fatto macello. È stato uno scontro epico. Da una parte c'era Nagash e Arkham contro Neferata e la sua corte. Con un sacco di Morgax, ho visto. Certo, ovviamente la corte di Nagash con tutti i Morgax. Bellissimi modelli, tra l'altro. Bellissime, botte da Orbi. Alla fine era rimasto solamente Nagash contro un paio di draghi, però non ce l'ha fatta. È stato il momento saliente. Il momento saliente è quando Nagash ha cominciato a menare un po' tutti e a farli saltare. Sei incazzato comunque. E contento comunque. Contentissimo. Molto bene, quindi buon proseguimento. Grazie. In bocca al lupo. E siamo tornati come promesso, siamo ridiscesi in questo clima caldo da torneo e ora andiamo a disturbare un po' i partecipanti per vedere come va. Venite, ci avviciniamo qui al tavolo ignorante di prima. Dici un po', ti vedo pensieroso, stai per prendere mazzate? Già prese e credo che le riprenderò. Come sta andando fino adesso? Equilibrata, per ora equilibrata. No, dillo anche tu, Mattia, mi guarda con sguardo. Visto che quello che sta facendo rotolare, sta scaldando i dadi con le mani, li sta caricando di pura energia orchesca. Fare degli attacchi che non serviranno a niente, però li farò. E vedremo, primo turno. Qualche cosa di saliente ci volete già raccontare che è successo? No, se no mi arrabbio. Ok. Cosa che ci vuoi dire? No, se no si arrabbia. Allora lo chiediamo dopo, quando si è calmato. Discussioni in corso. Sono arrivate le fenici, sono scese le fenici. Abbiamo felicemente feniciato. Signori, come sta andando qui? Botte? Qualche vento saliente? Sculata in difesa. Sculata in difesa, ci piace sempre. Compresissimi. Statissimo, Paesiello sta tirando un dado. Ci fa un 3? Dice no? No, è al 5, devo salvare... No. Stai subendo le infestazioni. Sì. Lavati bene le mani alla fine. Ovviamente, col fuoco. Come sta andando? È combattuta, dura. Qualche vento saliente che è successo già adesso? A parte il fatto che era un tavolo desertico ed è spuntata, sì, la vita qui. Quello è vento saliente, no. Sto controllando gli obiettivi e lui sta cercando di farmi fuori gli eroi. Giustamente. Bene, in bocca al lupo, vi lascio far rotolare i dadi. Qui andiamo a prenderci un po' di fresco. Ma vedo un po' meno fantasmini o sbaglio? Tornati per la gioia degli Stormcast, sono appena riciclato. Quindi ti stai divertendo a fare brutte cose da brutta persona? Sento un po', si può dire una parolaccia? Certo. Sento un po' una merda, però le regole lo permettono. Quindi non chiederò eventi salienti, mi allontanerò facendo finta di nulla, Nico. Il Terrorgeist che dà una mozzicata di quelle grosse ai paladini e ne secca due in un morso solo. Ma che bello, sei mortale. Sei contento? Tantissimo. Avete presente l'incantesimo di Arkan, la maledizione del tempo, quello che continua a tirare dadi finché... Ecco. Avete presente il Griff Charger, l'Arcanus Griff Charger? Sì. Mettete insieme le due cose e capite che fine ha fatto. Ecco perché non è in hype, è proprio messo lì perché è uscito fuori... In tre tornei la maledizione del tempo non ha fatto più di una ferita. Aspettavi Nico per quelli. È il secondo torneo di fila in cui entra fino alla fine subendola. Ma che bella persona! Qui vedo che hanno finito. Si sono menati le bestie, vedo che sono rimasti corriti. Parrebbe che Korn qui abbia fatto scorrere il sangue, anche perché il tavolo è colorato così. Qui invece vedo punti sangue, teschi e belle cose. Come sta andando, ragazzi? Malissimo. Ma come? I punti sangue erano tutti miei, ovviamente. Quindi, anche su di te, quindi. Korn è felice comunque, io un po' meno, diciamo. E beh, questo è questo il bello di giocare Korn, voglio dire. Eventi salienti al momento? Ho ucciso tu.
Ha ucciso Durno. E gli striti hanno ucciso l'assetato. No, e tu vai per comprare, giustamente. E ci giriamo qui, torniamo un po' più vicini alla partita che abbiamo visto prima. Abbiamo Recchi a punta degli Elfi Scuri contro. Quindi abbiamo un discepoli di nonno Nargol. Qui tiriamo secchia di dadi. Secondo tiro. È un po' meno bello questo. Vedo un sacco di uno e due. E come sta andando la partita per adesso? A parte ovviamente quest'ultimo tiro con cui glisserei. Ma io direi che lui sta tirando con i dadi truccati perché fa solo 5-6. Tra l'altro hai i dadi del tuo colore, sarà anche quello? Ma i venti salienti il Glotkins. Sta facendo il suo? Sì, sta subendo. L'ora di Dio, come dicevate, no? Non sta subendo niente. Tanto bocca al lupo ragazzi. Com'è andata questa partita, dicevamo? Ma questa l'ho persa, però. Dai, qualcosa sono riuscito a fare anch'io, gli ho tolto 3 personaggi su 4. Quindi comunque la lista gira, dai. Sì, sì, no, la lista gira, solo che io non giocando da molto, cioè non giocando troppo e dimenticandomi certe regole, purtroppo. Ma avete beccato proprio il tavolo giusto, quindi morte sul tavolo col cimitero. Quello sì. Dai, non è in bocca al lupo per le prossime partite. Molto bene, ragazzi, di nuovo vi salutiamo e ci vediamo dopo per i ragionamenti. Ciao. Siamo tornati dopo aver sbranato il pranzo, ora siamo pronti a sbranarci sui tavoli da giuoco. Andiamo un po' a vedere. Qui abbiamo il buon Stefano su un terreno che pare sia congeniale per colore e basetta al suo esercito e vedremo, tanto vedo una cosa bruttissima, qui c'è una magiucola piccolina vicino al tuo Blotrister. Nulla, quindi per il momento siamo tranquilli, però vedo che le ferite cominciano ad andare giù. Mi raccomando. Lei che mi guarda la partita, commento al momento? Allora, la partita è molto bella, lo scenico è molto azzeccato per tutti e due gli eserciti, tante unità, quindi molto anche visivamente molto epica, e se la giocano alla pari. Lui, all'inizio ancora. Esatto, lui tira secchiate di dadi, in effetti ha un tray da caffè appropriato. Eh sì, devo dire che sarà tirato. Bello, interessante. Grazie per il commento. Noi adesso proseguiamo il nostro giro. La mischia sembra veramente già serrata. Qui si stanno proprio posizionando i modelli per le botte, quelle serie. Cosa fanno sti eteri che vanno un po' dove vogliono? Insomma, non è bello, perché il bosco è forte perché non fa andare le persone dove vogliono. Se queste vanno dove vogliono, non funziona. Non vale, non seguono le regole, però. No. Per fortuna quello là non è etereo. Fortuna che il peggiore non è etereo. Per ora, vediamo cosa succederà. Qui siamo ancora adesso, comincia gli schiaffi con i seri. Lì sta posizionando, quindi per ora lasciamo la brutta persona che prima si è autodefinito un po' una merda, devo dire. E questo e l'altro mosso hanno ferito la carica. Quello là è un po' lontano, ma questo qua. Hanno ferito la carica per ora. Per ora. Ragazzi, adesso vi lasciamo tranquilli che state posizionando i pezzi. Ripassiamo dopo, così vediamo cosa succederà. Intanto bocca al lupo come sempre. Questa adesso è tattica, dal tavolo di ignoranza diventa il tavolo. Ma è stato ignoranza. La prima era doppio orchi, doppio pelle verde, quindi era ignoranza in quel senso. Prima di voi, certo, prima di voi. Qui siamo ancora in fase di schieramento, quindi ancora siamo lontani dalle botte. Sì, diciamo che il prossimo turno bisogna cominciare a fare qualcosa. Vedo che i tuoi pezzi grossi sono in un angolo, questa è una scelta tattica. Non vogliamo rivelare al momento all'avversario il perché. Quindi mi faccio i cazzi miei e vado a fare un giro. Scusate anche se ho detto miei in televisione. Qui incontriamo i pelle verde che sono pronti di nuovo a schiaffeggiare cose contro il Glotkin. Cosa succederà secondo te? Secondo me il Glotkin si farà sentire. Anche perché, ricordiamo una partita prima, il tuo Glotkin praticamente è rimasto quasi fermo allo stesso punto, ha preso botte ma è rimasto lì. Senza ferite. Qui cosa abbiamo nei ranghi? Qua si nascondono, esatto, non si può dire. Comunque un pizzico di simpatia e... La classica simpatia dei goblin. Quelle cose rotolanti tipo mulinelli, non diciamo di più. Qui abbiamo ancora un sacco di verdure e boschi contro dei corniti. Siamo arrivati quasi agli schiaffi. Cornita ha dichiarato che gioca in difesa, Scusa, no, questa ce la devi spiegare. No, allora, spiego molto semplicemente. Se carico, praticamente tutti questi vengono brasati dagli sterpi. E perché c'è il discorso di tirare il dado. Esatto, quindi... Però ha dichiarato che gioca in difesa, un cornito. Sei un po' poco cornita, però. Sono un po' cornuto. Io personalmente la vedo male, perché i Sylvaneth sono la mia nemesi, perché sono molto più veloci, molto mobili, con un sacco di save. Guarda, vedo le Kurnot là dietro che ti stanno salutando. Che mi hanno già fatto saltare, è saltato un bestione. Un pezzo piccolo, diciamo. La vedo più combattuta rispetto a lui, vediamo. Sì. Ancora non lo so, potrebbe andare bene. E qui mi avanzano prepotentemente Nagash coi suoi, tirando un 2 così d'amblè. Mentre vedo gli Stormcast del buon paesiello che ancora nicchiano.
sono arrivati adesso sul campo in questa... Adesso si combatte in maniera tremenda. Quest'orda di non morti non passerà assolutamente. Ma non è di roba che doveva entrare come fulmini dal cielo? Sono entrati come fulmini dal cielo. E sono qua. Vabbè, torniamo dopo a vedere come prosegue. Tu hai un pronostico per la prossima fase? Vediamo se riesce a caricare. Ne vediamo delle belle, altrimenti... Sta ne vedremo delle belle, ma in un altro senso. Oh, abbiamo il Doc Nico contro il nostro buon Tommy. Qui tema desertico, vedete anche bellissimo scenario centrale se riusciamo a inquadrarlo con lo Stormcast, la statua dello Stormcast franata, rovinata. Ok, abbiamo le orecchie a punta con alleanza Stormcast contro gli Stormcast di Nito con alleanza invece Stormcast e basta. Ok, un pronostico visto che siamo ancora in fase, ancora gli schiaffi devono volare? Allora, ci sono due mostri, quindi spero in bene. Però è anche una balista. Ho anche una balista, sì. E che anche lei bonus a colpire i mostri. Quindi spero che i serventi siano un pelo più in forma di prima, che la carichino a modino e non a mini ciccioli come hanno fatto prima. Infatti vedo che hai lasciato un grifoncino lì vicino in zona. Esatto, il grifoncino... Però non voglio svelare troppo delle tue tattiche. No, il grifoncino sta lì perché dai, fa l'animale di compagnia. Passo a Tommy, dico un pronostico per la prossima fase. Senza volerti attirare sfighe di gioco, dadi. Cazzi amari. Proprio così, bene, molto bene. Tavolo a tema ghiaccio. In teoria i Besclo dovrebbero essere avvantaggiati. Besclo, no, invece è un cazzo. Stanno andando benissimo. Stanno andando benissimo. Un pronostico per la prossima fase? Concedere. Molto bene, vedo proprio la cattiveria. Pronostico per la prossima fase? Picchiare tantissimo. Tocca a te adesso menare? Sì. Molto bene, ok, la verdura sta per tirare schiaffi. Vedremo cosa succederà. Per ora vi lasciamo così. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, il nostro, cioè gente che saluta la mamma a casa mentre ci fanno i video, non la si vedeva da un sacco di tempo, anneggia a te. Ok, siamo alla terza partita, quindi la finale che decreterà poi quindi il punteggio finale, quindi i campioni per quanto riguarda il gioco. Vediamo un po', siamo all'inizio in realtà di questa terza partita, quindi siamo ancora nelle fasi iniziali, sì, con qualcuno ha cominciato a menarsi, qualcuno ha solo a schierare. Vediamo qui. Qui abbiamo Best Clove Riders, qualcuno che ha cambiato idea, sta tornando indietro in questo caso. Ok, come mai hai cambiato idea? No, è che non si riusciva ad agganciarlo al suo battaglione che è scappato via. Fantastico, ok. Tanto stiamo giocando contro Doc Nico, in questo caso con i suoi Storm e Casti, ok. E tra l'altro ha cambiato tavolo nel frattempo. Doc Nico, perché hai cambiato tavolo? Non vuoi più giocare con il tuo Stormcast dopo che ti hanno fatto perdere due partite? No, perché mi hanno chiesto per un dubbio regolistico, quindi ho dovuto fare un po' da giudice, paciere. Ovviamente essendo due hobbisti di primo pelo, loro vediamo che stanno discutendo. Si vede che sono le prime partite di questo hobby. E gente... Voi siete nuovi dell'hobby, vero? Visto che... Sono la mia terza partita in questo momento. Lei è nuovo, vero? Sì! Ho iniziato ieri! Ha cavallato stretto le gambe quando si è seduto? Un po'! Sospettavo. Qui tra l'altro abbiamo ancora da cominciare, quindi si guarda... Condor! Tra l'altro facciamo vedere il Condor, il pezzo molto bello di questo esercito, si chiama il Condor, vogliamo dirlo a tutti. Worldwide. Fammi vedere il mio Condor! E ci sono dei bambini che ci seguono, eviterei, anche perché poi già c'è tanta miseria in India, quindi... Qui i due eserciti al momento si stanno guardando male, pronostici per questa partita? Non lo so. Pronostici per questa partita? Loro torneranno più morti di come sono morti fino a questo momento. Poi cominciano gli schiaffi, anzi sono già cominciati gli schiaffi. Pronostici su questa di partita invece? Penso di concedere. Ma di già? Ma guarda che Nico le ha perse tutte fino adesso, malamente oltretutto. Quindi confermo l'idea di concedere. Ok, benissimo. Pronostici Doc Nico invece per questa partita? C'erano un po' di mostri, speravo andasse bene, è andata malissimo. Qua di mostri ce ne sono anche di più, quindi non dico niente. Yeah. Io lo odio. Perché lo odi? Perché lo vedo tutti i cazzo di giorni. E non lo sopporti più. No, infatti. Però deve finire così come Oli e Benji, no? Giustamente. Il torneo finisce così. Pronostici per questa partita? Così a caldo? Anche minacce volendo. Ok. Vinco io. Qualcosa di brutto all'avversario lo vogliamo dire? Non ce la farà mai. Ok. Cosa rispondiamo? La vedremo! E la vedremo, in bocca al lupo ragazzi!
Ah, io spero di vincere. Spero di vincere. Non lo so, la vedo dura, la vedo dura. Vediamo, vediamo. È troppo presto, troppo presto. Vedo ancora pochi alberi in giro, poche verdure. Poche verdure, poche verdure. Ok, passiamo di qui, seguitemi, seguitemi. Ok. E qui sono schiaffi pesanti che volano. Abbiamo appena iniziato, ho provato a uccidere Nagash, due ferite gli mancavano, non ce l'ho fatta. Adesso mi faccio così. Aia, attenzione. Tu cosa dici, cosa dici? Vediamo se riesco a curargli qualche ferita e vediamo come funziona adesso. Spero di divertirmi. Quello te lo auguro. Vuoi lanciare una sfida al tuo avversario prima di cominciare? No, perché tanto so che mi ritira lui in schiaffo. E allora dai in bocca al lupo a tutte e due. Qui abbiamo i cugini, possiamo dire. Pronostici? Male, malissimo. Male, malissimo. Vuoi lanciare una sfida, un insulto al tuo avversario? Sì. Io qua sono i frocelfi. Ah, così proprio, recchi a punta della peggio specie. Attenzione che questo è un derby. Un derby in casa. In casa Baus. Attenzione al culo. Ha lanciato accusa di frocismo elfico e qualcuno dice risponde attenti al culo. Quindi, qui vedo di verdure ce ne sono un sacco invece. Se la partita precedente ho perso contro Korn, la vedo benissimo. Idem come sopra, ho già perso contro i Sylvaneth, stesso scenario, stesso ambiente. Quindi è la partita della rivalsa. Questa è certo. Vuoi lanciare un insulto, una sfida al tuo avversario? Ho problemi di verdura qui, cioè comunque con la verdura. Vuoi rispondere con un insulto anche tu, una provocazione? Teschi di marzapane. Oh, parole grosse qui. Ragazzi, intanto buon gioco, ci vediamo dopo. Qui torniamo. Qui ancora qua siete. Giusto il Condor è venuto avanti. Il drago zombie ha fatto 50 milioni di attacchi, ha ucciso un prosecutor e basta. Proprio due ferite tonde tonde. Quindi hai salvato qualcosa, sta andando bene. È possibile, no vabbè, c'ho un coso nella mia zona di schieramento, non mi sembra proprio il massimo della vita, voglio dire. Però infatti era morto. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornate. Sta finendo il nostro torneo, qualcuno ha già finito la partita, qualcuno no. Ci sono momenti salienti, tipo qui, dove c'è una mischia galattica di schiaffi rutanti, volanti, potenziati. I miei fantasmi non sono abbastanza fantasmi per eliminare tutte le botte che gli stanno per arrivare. Però te l'ho già detto, non puoi lamentarti che muoiono se arrivano già morti da casa. Ma io il Condor. Il Condor! Come sta andando, Pais? Il Condor l'abbiamo condornato. Ma vedo che hai fatto fuori i vampiri, cose. Oh, ci sono vampiri. Hai dato schiaffi come se non ci fossero domani. Ho azzardato un pochino su alcune cose, ha pagato l'azzardo. Non dico niente, ti lascio giocare. Grazie, grazie. Cose, dadi! Commento sulle partite di oggi. È la prima volta che gli Astran hanno fatto il loro dovere. Quindi, essendo esperti di cacciare mostri, teoricamente perché ne hai prese da tutti i mostri che hai incontrato. Sacagnate in ogni dove, sui denti, sulla Sigmarite, su tutti i gibollati, riforgiati più e più volte nel corso di una stessa giornata. Anche sul fonendoscopio, non dicono. Sì, l'ultima partita hanno fatto del loro meglio per cacciare questi mostri, ed essendo Beastclaw Raiders, quelli del mio avversario, di mostri. Una soddisfazione. Erano. Commento invece sull'evento? È fantastico, si conferma come uno dei tornei più interessanti della scena italiana per quanto mi riguarda. Non a caso, signore, organizzato da... cose a caso. Qui fate a caso. Stranamente malissimo, come le altre partite. Proprio c'è il bosco, io il bosco non... Ho sempre la campagna, la montagna, il mare, ma il bosco proprio no. Invece che le asce, il metitrebbia la prossima volta. Motosega. Ok. Forse ce la facciamo. A cugini come stanno andando? Ma... tutta lì, tutta ferma lì. Quindi ancora vi vedo non proprio a contatto. Qui sono avanzati, qualcuno arretrato. Come nei veri derby, tutti hanno paura di perdere e non rischiano. E ancora stiamo in piena fibrillazione. Come sta andando allora? È un po' presto per sbilanciarsi. Sono 3-1. 3-1, ti vediamo un tiro. E la madonna, però. Allora. E più una mortale, quindi 4 ferite. Molto bene. No, molto male. Molto però male. Siamo in pieno pareggio. E sta andando. Quindi siamo presi, siamo presi. Per i coglioni dietro, apposta. Grazie, sì. No, per benissimo, ragazzi. Ok, li lasciamo giocare. No, però, come sempre, noi finiamo sempre al secondo round. Ma questa cosa anido di chiudo. Un cuore per voi. Un cuore bellissimo, possiamo riprendere il cuore, che bello. Come mai questa scelta tattica di questo schieramento? Ah, è per riuscire a... Sì, esatto, perché siamo, ci vogliamo bene. È abbastanza equilibrata per ora, quindi anche qui non si capisce bene chi è in vantaggio. Momento salienti ce ne sono stati? Beh, sì, mi ha schiantato 10 putri di colpo così, sì, infatti. Lui in risposta mi ha schiantato 10 Skull Reapers, quindi onesto, siamo sul finire, c'è agitazione, ci sono gli ultimi punti, il conteggio, la classifica, ansia. Terribilmente. Come fanno le verdure qui? Malissimo vanno, i draghi le hanno mangiate tutte le verdure. Ne rimane uno là da solo e uno qua mezzo morto. Questi draghi vegetariani che rendono benissimo contro le piante? Ne ha 8.
Draghi Vegetaria è niente, credevo che anche andasse peggio, invece sono abbastanza forte. Sono abbastanza forte. Scopriremo poi come finiranno le ultime partite, alcune le abbiamo viste, altre stanno finendo. Vedete, l'eccitazione è ancora alta, siamo stanchi a merda perché siamo qui a stamattina con un minuto di torneo che si rispetti. Per il resto vi salutiamo e vi aspettiamo la premiazione. C'è un dado intanto che mi ha aggredito, ciao! Seguitemi, chi mi ama mi segua, si dice di solito. In questo caso vedete qui delle bellissime scale verdi. Ok, qui torniamo, adesso siamo qui un po' più tranquillo, come potete sentire. Abbiamo un sacco di belle cose, quindi invito il nostro cameraman a fare un po' di riprese. Ok, entriamo nel vivo. Questo è invece la parte superiore del Team One. Ok, bellissimo negozio, come potete vedere anche alle tue spalle ci sono sia storico che giochi in scatola, Warhammer, chicche anche che arrivano, oltre anche soft air mi sembra. Militare, ma soprattutto vorrei portarvi qui dietro, dove ci sono delle chicche che qualcuno ha già adocchiato. Io passerò così, senza dire o fare nulla. Lascerò che siano le immagini, in questo caso, a riprendere ciò che c'è in giro. Molto bene. Qui vediamo anche la colonna portante. Chi porta avanti tutto questo bellissimo ambaradan? Buongiorno. Lei, chi è? Sono un modellista... Di primo pelo? Di primo pelo, sì, più o meno. 50 anni di modellismo alle spalle e, dici niente. E 20, 28 di negozio. Quindi... Come nasce questo negozio? Come nasce il Team One? Perché mi annoiavo a lavorare in banca. Però sono arrivato fino a oggi, adesso mi dedico solo al negozio e dà soddisfazione. Un'altra vita, sì, insomma. Sì, sì, è tutta un'altra vita. Tanto c'è una bellissima comunità che stiamo conoscendo, tra i Baustardi, ma non solo. Pian pianino si è allargata, sì. E non è l'unico gruppo di Varese. Perché io sono presidente anche di un'associazione di wargame vero e proprio, oltre che giochi da tavolo, e quindi facciamo simulazioni storiche che sono tutto un sacco di roba bella, tutta un'altra cosa, insomma, okay. Ecco. Beh, che dire ragazzi, venite a trovarci, il Team One è qui a Varese, quindi è aperto, diciamo, per l'apertura tutti i pomeriggi siamo aperti, quindi si può venire qui, fate un giro, c'è un sacco di roba bella e ci sono persone molto interessanti. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo giunti alla fine di questo fantastico torneo al Warese Fest, seconda edizione. Stiamo per chiamare i vincitori, in questo caso, della parte riguardo al gioco. Quindi il penultimo classificato. L'ultimo con 1420 punti massacro e 0 punti vittoria. Aspetta. No. Il nostro carissimo Stefano... Vanello! La balletta ci consegna. Ciao Stefano, ti consegniamo la cucchiara. Sarà contento. È molto perché puoi mescolare il sangue, esatto, che è stato versato. Devo dire che il collezionerò anche il prossimo. E... Perfetto. È andata a monto benissimo, però mi sono divertito. L'importante è quello. Siamo contenti. Ti vogliamo rivedere alla prossima. Assolutamente. Grazie anche per tutto il supporto. E a presto. Grazie. Botto di rito. Ok, grazie. Ora signori, il podio. Al terzo posto con 6 punti vittoria, 4440 punti massacro, Luca Onorati. A giro largo. Bella Luca. La nostra valletta ti consegna il premio. Mostra in cassa questo. Cerca di capirmi, è tardi anche per me a questo punto. Ok, complimentoni. Grazie. Un tuo commento su questo torneo? No, bellissimo, i campi sono stati ben curati e a livello degli eserciti che c'erano, quindi sono contento. Grazie. Prego. Secondo classificato con 9 punti vittoria e 1470 punti massacro, Andrea Spinelli. Eccolo qui, direttamente da Bologna. Dico solo una parola, posso? Certo. Munclan. Che brutte parole. Vieni qua, dove vai? Il premio. Non vuole il premio, signore e signori. È
buono acquisto dal valore di 30. Mostralo pure in a favore di camera. Un tuo commento velocissimo sull'evento. Bellissimo, ragazzi. Munkla, non Munkla. Molto bene, grande. Rullino i tamburi o tamburino i rulli, come preferite voi. Al primo posto, 9 punti vittoria, quindi alla pari in realtà di Andrea, ma con 5.900 punti massacro, Alenaldi, venga qui! Giro largo anche per lui. Li hai massacrati, porca miseria! Sì, volevo ringraziare... La mamma, la nonna, l'organizzazione per il bellissimo torneo e il mio amico Luca Norati che anche questa volta mi ha regalato una vittoria schiacciante. Ritira il premio. Primo classificato, targhetta, buono acquisto da 40 euro. Grazie, a presto. Ok. Abbiamo esaurito al momento quello che sono i premi per il giuoco. Abbiamo quindi ora i premi succosi per la pittura, invece, signore e signori. Abbiamo la busta, signore e signori? Abbiamo la busta? Premi speciali. Qui c'è chiaramente un broglio, secondo me, io lo dico così a favore di telecamera. Innanzitutto, cominciamo con un premio speciale non menzionato, che è il premio al valore in battaglia, quindi quello votato da tutti i giocatori, ok? Che viene vinto da... Andrea Zanotti! Bravo Andrea, un commento anche per te? Te lo aspettavi? No, sorpreso. Quindi il commento è può far bacco. Può far bacco! Riguardo l'evento, un tuo commento velocissimo? Ti è divertito? Ti è piaciuto? E siccome giocavo corne, dico i dadi devono rotolare. Anche le teste. Esatto. Grazie ancora. Grazie a voi. Miglior armata dipinta. O preferite cominciare con modello singolo? Miglior modello singolo. Un tizio che giocava Lord Arcanum su un Grifor Charger. Chi sarà? Vieni qua, bestiaccia. Il nostro Doc Nico. Aspetta, ci tengo a dire da oggi non ci conoscevamo prima, quindi... Non ci sono proprio. Assolutamente. Valletta, grazie. Targhetta. No, fate come se non ci fossi, tranquilli. Okay. Prendete pure in mezzo. Ciao, ciao mamma. Ok, grazie. Un premio speciale, buon acquisto di 30 euro. Un tuo commento... Come ho già detto prima, il Guarese Fest è sempre un appuntamento a cui non bisogna mancare. Ah, la prima volta vinci qualcosa. Sì. Potevi vincere il cucchiaio, però. Sono stato vicino. Oggi sono molto vicino. Oggi sono molto vicino. Tanto armata dipinta in 3 mesi, da zero. 2 mesi e mezzo, sì. Adesso cala, adesso no, erano tre mesi precisi. Va bene. Grazie, Doc Nico. Grazie. Ma ora, quindi, premio miglior armata, quindi quello che avete votato anche voi. Ok. Chi avrà vinto il premio miglior armata? Il premio grasso, chi l'ha vinto? Purtroppo, con il mio sommo dispiacere, devo annunciare questa persona, detto anche Joe Condor per il suo generale in campo, Pita Gigliotti! Vieni qua! Sì, era lì lì per vincere, tra l'altro purtroppo ha vinto lui, mi dispiace dirlo così. Tanto grazie alla regia per avermi obbligato a premiare quella sera qui. Ciao Pita. Che piacere. Lei sì, anche per me tantissimo. Via il premio, Valletta. Eccolo, eccolo. Miglior armata dipinta, targhetta e 40 euro di buon acquisto. Un tuo commento su questo evento? Sono... Orgoglione? Sono molto orgoglioso, l'evento è stato molto bello, in questo momento sono eccitato come una verginella al primo Condor, però... Non... però va bene, grazie a tutti. Grande Pita! Vorrei ringraziare tutti e vi invito a venire qui per i saluti finali e un bel Warese tutti insieme al 3! 3, 2... Warriors! Torneo Galattico, seconda edizione.
in one. Bastardi Galattico. What is the best? Seconda edizione. In one. Bastardi. What is the best? Seconda edizione. Grazie a tutti di nuovo. Per quanto riguarda noi, alla prossima puntata. Ciao.